siamo noi, elegante, non è, io sono anche abbastanza pasticciona, non è che sono proprio tutto, però diciamo che ci rispecchia un po', cioè chi ci guarda, ci segue, sa che questo programma ci rispecchierà. Ci riconoscerà, ecco, così. Non troppo perfetti, no, però, No, 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 mi faranno finalmente uscire dalla cucina. Sì, 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 farò interviste, ci saranno giochi, per me è una bellissima opportunità proprio di mettermi in gioco e insomma di scoprire anche altre cifre. Ah, ma è bene capace a fare tutto, diciamolo. È un po' un gioco, un po' lo strizzare l'occhio al varietà, restando comunque noi una giornalista e una specie di cuoca, ecco, però vi fa capire che ci vogliamo mettere in gioco. Sì, sì, non è che vogliamo fare le soubrette, non lo siamo e non lo saremo, però ecco, quella è casa nostra e vogliamo veramente, insomma, darci al massimo. Poi abbiamo Marzocca, che sarà il nostro aiutante in casa. Esatto, Ariel, che sarà un po' un disturbatore, ma farà anche altri personaggi molto carini. Poi vabbè, Leonardo, c'è Leonardo Fiaschi, che fa diversi personaggi. Uno è Trino, perché... Sì, sì, uno è Trino. Sì, vabbè, ha molte identità e devo dire sempre di altissimo livello. Uno in particolar modo, gliela diciamo. Ma dai. Si può dire? Sì, diciamo. Irromperà anche mio marito in casa, no, in qualche maniera. È uguale a Fabio Caressa. In situazioni del tutto improbabili. Una cosa che non ci riguarda, cioè non ci riguarda, non ci angoscia, cioè abbiamo avuto questa missione di fare il programma, lo noi lo facciamo meglio, serenamente, e diamo il massimo che possiamo fare. Poi... l'ho vissuta malissimo, perché non era assolutamente così. Io, quando mi hanno proposto all'inizio di fare la domenica, io ero contentissima, anche perché ho detto c'è Giletti prima che fa un ascoltone, poi ci sono io, quindi sarà un tandem meraviglioso. Poi tipo la settimana dopo Giletti non c'è più, quindi mi è spiaciuto moltissimo, ma io e Massimo siamo grandi amici e non c'è mai stato nessun tipo di discussione in merito a questo.